Salvatore Murru, presidente della Camera Penale di Nuoro. Anche la Camera Penale di Nuoro ha aderito a questa iniziativa, a questa raccolta di firme per un disegno di legge di iniziativa popolare sulla separazione delle carriere tra magistrati, inquirenti e giudici. Certamente sì, ha aderito con grande entusiasmo, oserei dire. È un'iniziativa che è partita a livello nazionale, è la giunta dell'Unione delle Camere Penali Italiane che ha deciso di portare avanti questa battaglia. Certamente non è, diciamo, prima volta che si parla di separazione di carriere nella magistratura, però firmare, ed è un invito che rivolgo a tutti i cittadini nuoresi, verrà allestito un apposito banchetto qua in tribunale. Dicevo, firmare per appoggiare e per sottoscrivere questa proposta di legge d'iniziativa popolare che intenderebbe riformare proprio la Costituzione è un gesto, a modo di vedere, di grande civiltà e che consentirà al cittadino imputato di trovarsi davanti a un giudice terzo veramente. Diciamo che è una battaglia di civiltà ed è un po' la battaglia storica dell'Unione delle Camere Penali Italiane, che vuole che ogni cittadino che viene giudicato in un tribunale sia giudicato da un giudice davvero terzo ed imparziale. Carriere separate significa concorsi separati, significano organi disciplinari diversi, cioè due consigli superiori della magistratura diversi, quindi se uno decide di fare il pubblico ministero fa il pubblico ministero, se uno decide di fare il giudice fa il giudice, di modo che appunto vi sia un soggetto terzo ed imparziale che è il giudice e poi due altri soggetti, il pubblico ministero che rappresenta la pubblica accusa e l'avvocato che rappresenta la difesa.